si rinnova da oggi all'8 marzo in piazza Sant'Antonio il tradizionale appuntamento con la festa del dolce tipico triestino, un evento tutto all'insegna della promozione delle specialità locali a beneficio degli abitanti della nostra città, ma non solo. Stiamo un po' aprendo anche la stagione turistica per la nostra città. Queste sono le manifestazioni che partono tradizionalmente prima di Pasqua e poi a venire tutte le altre manifestazioni che fanno sì che Trieste diventi sempre più interessante sia per i nostri concittadini, ma quello che ci preme di più per il flusso turistico. Nel grande gazebo allestito davanti alla scalinata della chiesa sono presenti tanti produttori locali e non che offrono ai visitatori una ricca varietà di prodotti dolciari. Ritornati anche noi per mostrare al pubblico triestino e non quali sono i nostri dolci tipici qui a Trieste. Queste iniziative aiutano le nostre aziende a promuovere l'artigianato, soprattutto di questi prodotti che non mancano mai sulle nostre tavole in questi periodi di festa. La pinza ha origini quasi medievali, che viene considerata regina sulla tavola, e il giorno di Pasqua come prima colazione si utilizza la pinza unita al prosciutto cotto caldo e alle uova sode come colazione pasquale. La rassegna è organizzata dalla FESH SRL, società triestina che da decenni si occupa della promozione dell'allestimento di eventi in città in collaborazione con il Comune di Trieste. Questo è un evento che comunque ha sempre avuto un ottimo riscontro, un grande successo, è un evento che i triestini aspettano ovviamente per tutti i gusti e le curiosità. E qui abbiamo due dolci che rappresentano proprio il Made in Trieste, grazie alle aziende locali che sono Bombone e Cioccolate e Catenaro, e anche tante aziende nazionali, perché ogni regione ha il suo dolce tipico. Ed è per questo che vi invito a partecipare a questo evento numeroso in piazza Sant'Antonio.